Pronto per le consegne? Sì, sì, sono pronto, però tutta la strada è chiusa, la metà vale senza latte, ho lavorato oggi a Natale, devo lavorare anche domani che sono in riposo, speriamo che si libera, che consegniamo il latte alle gente. Stava rientrando da Milano, questa mattina si è trovato alla strada chiusa, per quanto dovrà soffermarsi ancora? Ma spero poco, anche perché insomma giorno di Natale. E insomma andiamo a casa tutti volentieri, poi è un tempo un po' insolito e ci preoccupa anche un po'. Speriamo che consentano appunto ai paesani di passare il Natale in famiglia. Ecco, magari quello, anche perché molta gente magari fa fatica a capire anche queste cose, però purtroppo o per fortuna qualcuno ha anche la responsabilità poi di garantire la sicurezza ai cittadini. Le ripercussioni del maltempo sono state numerose anche per il resto del traffico in Valseriana, dove i vigili del fuoco hanno effettuato tra la sera di ieri e la giornata di oggi interventi in soccorso di automobilisti in difficoltà coi loro mezzi a causa delle numerose buche stradali che si sono aperte nel manto d'asfalto e per liberare dall'acqua scantinati e garage allagati. Secondo le autorità preposte, comunque, la situazione ora è sotto controllo. Ulteriori interventi sono stati deliberati dalla riunione di stamattina presso la sede della Croce Blu di Gromo. Vi hanno partecipato i vigili del fuoco, i tecnici dello STER e della provincia, i sindaci dei paesi interessati e i volontari della protezione civile, che si occupano del monitoraggio costante delle zone a rischio e dell'assistenza per le popolazioni dei paesi colpiti.